Amici miei, buongiorno! Allora, oggi è il 2 di gennaio. Non so se vi ho fatto qualche ripresa prima, perché poi ho iniziato a fare un vlog, poi mi sono fermata perché c'erano le feste. Vi ho fatto il video dei regali di Natale, insomma, per farvi compagnia in questi giorni, però sapete che sono stati pochi giorni e credete. Ah. Come non farvi salutare Paperino? Io ovviamente arrivo in casa e in ambiente autoctono io cioè mi vesto come una bambina di 10 anni, è giusto. E praticamente io sto per preparare la valigia e allora innanzitutto vi voglio ringraziare perché per tutti gli auguri che mi avete fatto, per tutti i commenti che mi avete fatto sotto il video dei regali di Natale. Io non ho potuto rispondere a tutti, insomma, in maniera attiva. Vi ho messo i cuoricini, ma perché sostanzialmente ero pure fuori casa, quindi tra le uscite, le cose, non sono, ma non so perché si vede. Ah, ecco, adesso sì. Ho un problema con lo schermo, come si dice, il vetro, questo qua, che mi fa un po' effetto annebbiato, vabbè. È lo stesso effetto che ho nel cervello, insomma, si riflette nel canale. Praticamente vi dicevo, io vi voglio ringraziare così di persona, perché vi ho messo i cuoricini. Ho letto tutti i vostri commenti, però scusatemi se non vi ho risposto direttamente, vi ringrazio qua perché sapete sono stati pochi giorni, quindi non ho avuto il tempo proprio materiale di mettermi a rispondere, però vi ringrazio per tutti gli auguri e vi ringrazio anche per il riscontro perché vi avevo detto in quel video che mettere i like al video è importante e infatti quel video ha avuto tantissimi like, quindi io vi ringrazio perché siete sempre molto gentili e disponibili, ecco, e quindi vi ricordo sempre questa cosa che se i video miei vi piacciono, ricordatevi sempre di mettere il pollicino in su. Alcuni di voi mi hanno scritto io lo metto proprio ad inizio video perché già so che il tuo video mi piacerà, cioè io mi squaglio quando sento queste cose, quindi sembra una scemenza, però è comunque importante per avere un feedback, insomma, riguardo, ma come siamo international, riguardo ai video, insomma. Allora, io mi vergogno, stavo dicendo in lingua autoctona, mi metto scuorno, mi metto vergogna del casino che ho nella mia stanza. Se vi facesse vedere, ah no, io mo vi faccio vedere perché io la dignità non ce l'ho e quindi vabbè. Ma non c'è niente di male, regà. Io vi ho fatto vedere che papà mi ha regalato questa valigia per poterci mettere dentro un po' di tutto. Io, guardate, perché questo è il casino che c'è qui dietro. Vediamo se è una questione proprio di. No, secondo me è proprio la videocamera che mi mette a fuoco a me e fa un po' effetto sfocato alle cose che stanno dietro. Questa è tutta una parte della roba che io dovevo fare entrare in quella valigia. Ovviamente, tipo il giaccone, questo qua di Desigual, questo è bellissimo, uno dei miei preferiti. Lo dovrò sgonfiare. Ho comprato le buste, quelle da mettere sotto vuoto. Quindi lo metto sotto vuoto e lo metto nella valigia, così prende meno spazio. Poi cos'altro? Vabbè, devo portarmi. Allora, non ho tantissime cose da portarmi, per lo più sono oggetti. Più che di vestiti, mi serve roba di oggettistica, tipo mi devo portare la borsa, gli stivali, poi alcune cosine, tipo il fondotinta, perché ce l'avevo qua, per non ricomprarlo là, mi devo portare fondotinta, qualche crema, qualcosa, cose che non ho fatto in tempo a portarmi, insomma, prima. E quindi adesso io questo codesto bordello lo devo trasformare e mettere qua dentro. La vedo proprio nera, 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 ragazzi. Comunque adesso mi sistemo, vedo un po' che cosa mi devo portare, che cosa non mi devo portare. Però vi volevo salutare perché comunque noi praticamente partiamo no, dopo domani mattina. Domani sera vado a dormire dai Santi subito e poi insomma partiamo. Io amo, ragazzi, perdonate, io amo la mia tenda. Io non so se voi la riuscite a vedere, forse perché c'è. Oh, guardate quanto è bella!
Io sono innamorata di queste tende verdi e lilla come la mia stanza. Vabbè, sentirò molto la mancanza, cioè, nel senso che io mi dispiace perché questi giorni veramente sono volati, ragazzi, sono proprio, cioè, sono volati e quindi, vabbè, sa da fa. Ecco. Comunque. Cerco di mettermi a posto un poco qua la situation e ci vediamo più tardi. Amici, qua facciamo pure unboxing. No, perché praticamente dovete sapere che questo pacchettino ha una storia. Allora, prima di partire, io avevo preso delle cose da AliExpress. Ovviamente le cose mi sono arrivate qua. Avevo preso un mascara di quelli che uso sempre io per allungare, insomma, ve l'ho fatti vedere spesso quelli là. E avevo preso, manca a farla apposta, io non lo sapevo che dovevo partire, un beauty case un pochino più grande. Mi è arrivato ovviamente dopo che io sono partita, ma perché io l'avevo preso così, cioè mi piaceva, magari per la palestra, insomma, ho detto vabbè me lo prendo perché costava pochissimo. È arrivato questo pacchettino, mia nonna l'ha presa, me l'aveva conservato talmente bene che non lo trovava più. Quindi mia nonna, da quando io sono tornata, aveva questo pallino fisso, di dover vedere dove cacchio mi aveva messo sto coso. Non lo trovavamo e c'era rimasta malissimo. Me l'aveva appoggiato nella vecchia valigia insieme ai panni sportivi, cioè me l'aveva portati sopra per non farli prendere polvere, ma aveva appoggiato questi panni là dentro e c'era pure il pacchettino. Ho detto, nonna, l'ho trovato prima di partire, lei la donna più felice del mondo. Vi voglio far vedere che cos'è, perché poi tra l'altro, avendolo ordinato parecchio tempo fa, io non mi ricordo manco che tipo di coso avevo preso, perché sapete che AliExpress è quel tipo di negozio dove tu ordini le stronzate, poi te le scordi e quando ti arrivano a casa sono sempre una sorpresa, perché tu dici, cioè non ti ricordi manco che cacchio avevi preso. Aspettate che mo lo apro e ve lo faccio vedere. Che poi non è questo praticamente. È un, non so se lo riuscite a vedere, ecco qua, questo. È praticamente un cosariello dove dentro ci posso mettere gli articoli per portarli appresso. È arrivato proprio giusto giusto perché adesso mi stavo domandando dove potevo mettere tutte quelle cose cosmetiche perché avevo pensato ad un cartoncino, solo che il cartoncino prende spazio. Giusto giusto. Vabbè, comunque, c'erano diversi modelli, vedete? Questo lo trovate su AliExpress, sto coso, cioè basta che mettete beauty case, sono tra i più economici. E vi voglio far vedere com'è dentro, però aspettate che lo apro e vi faccio vedere pure com'è dentro. Allora, vi appoggio tra tutti i vestiti, non ci fate caso, ecco, è questo, così, Travel c'è scritto sopra, quindi è proprio da viaggio. La vita, vedete che c'è scritto, Life is a wonderful journey, che bello. Allora, vediamo un pochino. È così, è morbido, è morbidoso, c'ha la maniglietta sopra. Adesso provo a farvelo aprire. Sì, qui ci sono anche cose femminili, ma ovviamente siete poggiate sul mio letto e su tutte le cose che mi devo da portare. Allora, vediamo se lo riesco ad aprire con una mano, ma ci credo poco. Rosa, ma perché fai queste cose? Vorrei capire. Ma come si apre soprattutto? Allora, c'erano due modelli diversi. Io adesso, aspettate che vedo se lo riesco ad aprire con una mano. Ma perché fai queste cose? No, non ce la farò mai. Ecco qua. Ok, così. Quindi ce la posso fare, raga. Vabbè, tanto è tutto in diretta sto video. Lo sapete che faccio questi video così. Quindi, ecco, è praticamente così. Io pensavo fosse un pochino più capiente. Ok, sì. Ah, ok. L'unica cosa io mi aspettavo fosse un pochino più profondo. Invece è abbastanza piatto. Solo che. Vedete, c'ha questa cosina dentro un po' imbottita per evitare magari che le cose si spaccano per strada. Qui ci vanno i pennelli e qui ci vanno magari altre cosine. È sottile, ecco, io magari pensavo fosse un pochino più profondo. L'unica cosa è questa, perché ecco, ci stavano due modelli diversi, quindi al massimo poi voi vedete un pochino.
Però sapete che per le cose cosmetiche non è male, devo dire, non è male. C'ha pure qualche taschina qua, no, è così, due taschine qua, i pennelli, insomma, mascara, cose le potete mettere qua, e qua ci va fondotinta. E me lo porterò perché, raga, è comodo secondo me questo cosino qua. Sì, ci metto magari le cose cosmetiche dentro, quindi. E poi è carino, guardate quanto è carino. Vabbè, basta, Rosa, mettete a posto le cose che è anche ora. Comunque questo l'ho pagato forse 2 euro. Cioè, i soliti prezzi di AliExpress, per farvi capire, e forse pure meno di 2 euro. Vabbè, ma io vi ripeto, l'avevo preso tipo da portare in palestra, cioè una cosa molto easy. E invece l'ho trovato. Sono contenta perché ho fatto contenta mia nonna che stava dispiaciuta che non lo trovavamo più praticamente. Quindi, più per questo, ecco. E vabbè, adesso mi metto a sistemare un po' l'ambaradam qua. Amici, salve! Allora, siamo sul treno, praticamente prima classe per la prima volta, a fortuna, perché veramente vi voglio far vedere questa tecnologia. Cioè, come si fa? C'è la luce fu. Luce? Non luce? Non luce? 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 Io farò questo per tutto il viaggio. Non luce? Non luce? Luce? Non luce? No, vabbè. Comunque siamo partiti adesso. E a che ora arriveremo? Dalle 11:20? 17:37. Cioè, in prima classe anche il servizio colazione. Cioè, noi non ci possiamo credere, santo su, non so cose nostre queste. Le sigarette, l'attivazione dell'allarme e l'erogazione dei liquidi antincendio in tutti gli ambienti, comprese le toilette. Grazie per la cortese collaborazione e buon